Ciao a tutti ragazzi e bentornati su questo canale. Tempo fa avevo pubblicato un esperimento fatto con il latte di coloranti alimentari che se non avete visto o volete rivedere potete trovare qui cliccando sulla scheda in alto. E in seguito alla pubblicazione di questo esperimento ho ricevuto tantissimi commenti come questo qui o questo qui o tutti questi altri che vedete qui. E mi è sembrato strano perché in questi commenti in tantissimi mi avete chiesto se questo esperimento si poteva assaggiare, se era commestibile. E essendoci il sapone all'interno, ovviamente non è commestibile e non vi consiglio nemmeno lontanamente di assaggiarlo. Però, in seguito a tutte queste richieste, mi avete fatto venire la voglia di provare a trovare una soluzione commestibile, che non è stato affatto facile, in quanto non riuscivo a trovare una soluzione per sostituire il sapone liquido con una versione commestibile, in quanto era solo quello il problema, e inizialmente avevo pensato di sostituirlo con l'aceto, ma questo avrebbe causato una reazione che avrebbe reso comunque immangiabile il prodotto. Per cui, dopo una serie di tentativi, sono arrivato a trovare una soluzione, che vi mostrerò adesso. E subito dopo aver visto questa soluzione, che dà un effetto simile, carino, ma non uguale purtroppo, ci rivedremo subito dopo per commentare tutto ciò che è accaduto. Quindi godetevi quest'altro esperimento alternativo e a dopo. Per questa versione dell'esperimento avremo bisogno innanzitutto di un piattino, possibilmente bianco per esaltare i colori. Versiamo all'interno del piattino dell'olio di cocco, in questo caso lo vedete solidificato per la temperatura alla quale era conservato. Non dobbiamo fare altro che spalmare questo olio di cocco sul piattino in modo da sporcarlo fondamentalmente. In alternativa all'olio di cocco è possibile utilizzare anche del burro. Una volta fatto questo, non dovremo fare altro che sciacquare il piattino grossolanamente in modo da togliere in parte l'olio di cocco che è rimasto e lasciarne solo una piccola quantità sul piattino. Questo servirà per creare delle aree a differente densità con dell'acqua e dell'olio. Una volta fatto questo, dovremo versare all'interno del piattino dell'olio di semi di girasole, o qualunque altro olio, in questo caso è stato utilizzato questo qui. A questo punto versiamo delle gocce di colorante sulla superficie dell'olio, colorante alimentare ovviamente su base acquosa. Come potete osservare, lentamente i colori si spostano. Noteremo maggiormente l'effetto dell'esperimento e di ciò che si vuole ottenere osservando il blu sulla destra, la macchia in alto sulla destra. Come avete visto, non appena è stata incontrata un'area in cui era dell'acqua, il colorante alimentare su base acquosa si è fatto strada al di sotto dell'olio di semi di girasole in questo caso. Come avete visto, anche in questo caso noi otteniamo un effetto abbastanza carino. Forse non spettacolare quanto il latte arcobaleno o lo yogurt con i coloranti alimentari, ma pur sempre bello da vedere. Per ottenerlo, noi semplicemente ci basiamo sulla differenza di densità tra l'olio e l'acqua. Per ottenere questo effetto, noi dobbiamo sporcare il piattino sul quale faremo la reazione con dell'olio di cocco o del burro, va bene anche,
una volta fatto questo, risciacquare sommariamente il piattino per creare delle aree in cui rimane dell'olio e delle aree in cui invece abbiamo dell'acqua, quindi aree a diversa densità. Nel momento in cui noi versiamo l'olio di semi di girasole, in questo caso sul piattino, avremo dei punti in cui l'olio di semi di girasole entra in contatto con l'olio di cocco e quindi ci sarà un punto di comunicazione tra loro, e dei punti in cui al di sotto si troverà l'acqua. Questo fa sì che quando versiamo il colorante alimentare, che è su base acquosa, quest'ultimo cercherà di spostarsi verso l'acqua, molto semplicemente, e quindi ci darà questo effetto. Questo è stato l'ultimo dei tentativi di ricerca che ho fatto, perché precedentemente avevo provato varie versioni con l'olio di cocco, con l'aceto, ma immancabilmente c'erano dei dettagli che non funzionavano. L'olio di cocco, per esempio, non aveva, per quanto aveva una densità elevata, un'alta percentuale di grassi, non riusciva a far scorrere i coloranti, e allo stesso tempo utilizzare l'aceto, come vi dicevo prima, sullo yogurt o sul latte, avrebbe causato una reazione in cui sarebbe diventato il tutto tendenzialmente acido, quindi non mangiabile. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuiate a seguire il canale e tutto il resto. E soprattutto, se provate questo esperimento, non ho idea di che sapore possa avere, ma vi invito comunque a non assaggiarlo. Ci vediamo al prossimo video e a presto.